Muore dopo lite, marocchino 31enne accoltellato, finisce al pronto soccorso, ma muore di infarto. Notizia di cronaca, muore dopo una lite. Extracomunitario di 31 anni viene ferito durante un litigio da un cittadino di Aulla e muore di infarto in ospedale. Fatale l'assunzione di sostanze stupefacenti. Ma ascoltiamo la cronaca di Giulia Stefanini. È stato fatale un litigio ad un marocchino di 31 anni, Mohamed Arif, morto all'ospedale di Pontremoli dopo una lite scoppiata con un cittadino italiano. L'extracomunitario regolare con permesso di soggiorno, lavoratore saltuario nel campo dell'edilizia, è stato accoltellato ad una spalla lunedì sera davanti a un pub di Aulla, peraltro chiuso. A ferirlo è stato un cittadino di Aulla, 52 anni, attualmente ricercato, conosciuto negli ambienti dei tossicodipendenti e non estraneo alle forze dell'ordine. L'extracomunitario ferito era stato portato al pronto soccorso di Pontremoli, ma le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni. Dopo circa un'ora, però, è morto di infarto. Ad indagare sul fatto sono i carabinieri di Pontremoli, coordinati dal capitano Antonio Cervo, sulle tracce dell'uomo. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, la lite è scoppiata poiché l'aullese lamentava un credito di 200 euro derivante da spaccio di droga nei confronti del marocchino. Un litigio, forse una parola di troppo, e il 52enne ha sferrato due coltellate sotto l'ascella dell'extracomunitario e si è dileguato. Il marocchino ha avuto solo la forza di chiamare il 112 e il 118. Sembrava una ferita di poco conto, ma alle 20 è morto all'ospedale di Pontremoli. I carabinieri hanno escluso l'omicidio volontario poiché la morte è da imputare ad un arresto cardiocircolatorio, in quanto il marocchino aveva assunto un mix fatale di sostanze stupefacenti e alcoliche. Le ipotesi di reato per le quali stiamo procedendo, ha precisato il capitano Cervo, sono quelle di omicidio preterintenzionale e lesioni aggravate. Nel pomeriggio una decina di connazionali della vittima si è radunata sotto il comune di Aulla per chiedere giustizia.